Dopo la lettera aperta di ieri del signor Luigi Cavaleri dove annunciava pubblicamente che dal prossimo dicembre diventerà evasore di necessità, diverse sono state le reazioni soprattutto sui social di gente comune che ha condiviso in pieno il parlare del sino a questo momento contribuente modello. Un parere sulla questione aumento tasse lo esprime anche il parroco don Diego Acquisto, sempre attento alle vicende della vita politica locale e soprattutto alle richieste e opinioni che provengono dai cittadini. Dopo che il Consiglio Comunale ha detto sì al piano di riequilibrio finanziario per dieci anni proposto dall'amministrazione Manganella, Diversi cittadini si sentono costretti a diventare evasori di necessità. Per Don Diego, così come per molti cittadini, bisognava trovare altri contribuenti, ovvero gli evasori, alleggerendo così le tasse a quelli virtuosi, che adesso invece hanno avuto addossato la sofferenza di tanti cittadini evasori. Il sindaco, dice Don Diego, ha torto o ha ragione, ha addossato la sofferenza, oggettivamente insopportabile, unicamente sui cittadini virtuosi. Tutto questo, dice, per effetto di cattive e poco oculate gestioni del la cosa pubblica da parte delle amministrazioni, compresa quella dell'attuale sindaco. Adesso si corre il rischio concreto di fare ulteriormente aumentare gli evasori di necessità. Come dare torto, continua Don Diego, a un onesto e laborioso cittadino favarese, sin ad fedele contribuente che, con nome e cognome, ha diffuso una pubblica lettera affermando di non essere più in grado di fare il cittadino osservante. Qualche domanda bisognerebbe porsela specie da chi a livello cittadino ha posizioni apicali, ma non solo. Non sarebbe urgentemente doveroso, da ogni punto di vista, chiede don Diego, individuare gli evasori per necessità ed esonerarli ufficialmente? Chi deve pensare a costoro? Chi deve pensare ai poveri? Si può demandare tutto alla supplenza della Chiesa con le sue povere strutture, in primis a Favara, la San Vincenzo e alle tante associazioni di volontariato e di laica beneficenza. Sarebbe questo il nuovo welfare a Favara? conclude Don Diego. Sono tutti interrogativi che il parroco della Chiesa San Vito rivolge agli addetti ai lavori per aprire un serio confronto dibattito sulla questione.